Ciao, nel video di oggi vogliamo presentarvi ancora un prodotto della Home.io, società che si occupa di domotica ed è direttamente correlata a Melchioni Redi. Per entrare nello specifico, oggi presentiamo l'Omni Alert Wi-Fi. È un antifurto senza fili. Tutto il collegamento avverrà tramite Wi-Fi. Vi ricordiamo inoltre di dare un'occhiata alla pagina Instagram, sulla quale ogni tanto pubblichiamo qualche anteprima dei prodotti che andremo a presentare e qualche fuori onda. In più vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma detto questo, ragazzi, vi lancio la nostra sigla! Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere che cosa c'è nella confezione. Come potete notare immediatamente, come nel caso della telecamera che vi abbiamo presentato tempo fa, la confezione si presenta in maniera diversa rispetto a tanti altri prodotti che vi abbiamo presentato. È ricca di informazioni che possono essere utili per darci un'idea di che cosa andiamo ad acquistare, che caratteristiche ha. Naturalmente compatibilità con... Apriamo la confezione. Al suo interno troviamo il classico manuale di istruzione arancione, naturalmente fornito della lingua italiana, l'unità centrale, un telecomando, il cavo di alimentazione, alimentazione e adattatore. Quindi anche in questo caso Home.io si differenzia dagli altri, non tutti, ma comunque la maggior parte dei prodotti che abbiamo testato non avevano il connettore USB 220. Una volta innestato si sentirà un click a baionetta. Per poterlo sganciare basterà premere questo tasto e verrà via. Troviamo poi i tasselli con le viti per poter fissare, poi andremo a vedere un po' di più nello specifico, la nostra sirena su un muro e, dolcis in fundo, il sensore a contatto. Il sensore viene fornito con due biadesivi, uno per la parte piccola, una per la parte più grande, o eventualmente anche i tasselli con le viti. Al suo interno trovate anche la pila per poter alimentare il prodotto. Questo è il contenuto della confezione. Ora passiamo all'installazione. Prima di procedere con l'installazione e il riconoscimento sull'app Home.io, andiamo a rimuovere la protezione sull'unità centrale. Da notare, nella parte anteriore è presente il tasto SOS, tasto che consente, in caso di pericolo, far partire la sirena. Nella parte posteriore invece troviamo una ghiera che si può togliere. Una volta tolta, questa diventerà la parte di fissaggio a muro. Infatti ci sono i tre fori nei quali andranno inserite le viti. Una volta fatto questo si potrà riattaccare e tenere l'antifurto eventualmente collegato al muro. Oltre a questo abbiamo anche la presa mini USB per quanto riguarda l'alimentazione. Ricordiamo che il prodotto ha una sua batteria tampone all'interno, quindi anche se dovesse andare via la corrente verrete avvertiti, ma vi garantisce la funzionalità lo stesso del prodotto. Sempre nella parte posteriore troviamo la scheda PCB, la scheda centrale sulla quale si possono andare a far partire la configurazione, il ripristino alle funzioni di fabbrica oppure eliminare tutti gli accessori che sono stati collegati. Nel nostro caso basterà tenere premuto, dopo, quando faremo la configurazione direttamente con l'app della Home.io, il tasto che è presente qui dietro e sentiremo emettere dei beep e dei lampeggi del LED. Questo ci farà capire che è pronto per la configurazione con l'app. Il sensore a contatto poi può essere installato sia verticalmente sia orizzontalmente. Una volta discostato di più di 2 cm l'uno dall'altro, farà scattare l'allarme. Per prima cosa dobbiamo andare ad alimentare il prodotto. Quindi prendete il vostro alimentatore che è nella confezione, cavetto USB, lo inserite nell'apposita fessura, alimentate il prodotto, dopodiché andiamo ad inserire l'altro capo all'interno della sirena. Vi ricordiamo di scaricare la app Home.io, vi metterò qui il logo in modo tale che potete andare sull'App Store o su Google Play e potete scaricare la vostra applicazione. Se non l'avete già fatto e quindi non siete possessori di altri prodotti Home.io, vi dovete creare un nuovo account. Niente di più semplice, vi basterà seguire le indicazioni e in pochi passaggi creerete il vostro account. Prima di trasferirci sulla app, ricordatevi di accendere il prodotto. Non appena avete acceso il prodotto inizierà a lampeggiare di rosso. Questa è l'indicazione che il prodotto è pronto per la configurazione. Quindi adesso scaricate l'app e procediamo. Entrate nell'app Home.io, tasto più in alto a destra
Ricordatevi sempre di controllare che il lampeggio sotto la sirena sia rosso e continuo. Cliccate su sicurezza e kit allarme o Mayo. Adesso ci chiede la password, io l'ho già inserita perché ho già collegato precedentemente la telecamera, di cui vi metto qui il link, in modo tale che possiate vedere anche come funzionano egregiamente queste le telecamere della HomeIO, ma non perdiamoci in chiacchiere e facciamo avanti. Ricordatevi che la configurazione deve venire con il 2,4 GHz. Nel nostro caso, come abbiamo visto l'altra volta, la telecamera non ha avuto nessun tipo di problema, si è connesso anche se io non ho disabilitato il 5 GHz. Proviamo anche questa volta. Clicchiamo sul tasto avanti dopo aver inserito la password. Ci dice appunto di verificare che ci sia il lampeggio, confermo il lampeggio e clicco sul tasto avanti. Sta facendo la ricerca del dispositivo, ci rivediamo quando ha finito. Anche in questo caso HomeIO non delude. Senza aver disattivato il 5 GHz sono riuscito a far riconoscere il dispositivo. In questa schermata possiamo anche cambiare il nome, quindi magari mettere un nome identificativo un po' più particolare e inserire anche in che stanza è stato collocato. Fatto questo, daremo completato. Io il nome per adesso lascio quello. Come stanza indicherò il salone. Clicco su completato. L'inserimento parziale in questa modalità è adatta per le persone che sono in casa, quindi verranno attivati solo, in poche parole, i sensori esterni. Armare: nel momento in cui uscirò da casa, premerò sul telecomandino che è dato in dotazione il lucchetto chiuso e il sistema di antifurto verrà armato, quindi tutti i sensori saranno attivati. Disarmare: nel momento in cui rientro in casa, premerò sul telecomando il tasto corrispondente al lucchetto aperto per poter disattivare tutti i sensori ed entrare tranquillamente in casa. Come vi dicevo prima, poi c'è il tasto allarme. Questo può essere attivato per poter far partire manualmente la sirena. Come avete sentito, questo è il rumore della sirena, abbastanza forte. Certo, non è da equiparare ad una sirena esterna, anche se HomeIO, e qui vi invito ad andare a vedere il loro sito, perché ci sono tutti anche gli accessori che possono essere connessi al nostro sistema di allarme. Speriamo che HomeIO magari ci invia anche qualche accessorio, in modo tale che vi potremo far vedere un tutorial più completo per farvi vedere in che modo si può ampliare questo sistema di antifurto. Avete visto che non appena io ho cliccato sul tasto allarme mi è comparso il pop-up che mi avvertiva appunto che è scattata la sirena e la sirena ha suonato e ha iniziato a lampeggiare. Clicchiamo sul tasto impostare. Allora qui possiamo decidere da 0 a 300 secondi quanto l'allarme della sirena deve andare avanti nel tempo. Nel mio caso imposterò 180 secondi perché mi sembra un tempo più che sufficiente. Do la conferma, clicchiamo su programma. In questa schermata potete vedere, vi dà degli orari di quando deve essere inserito, dopodiché vi chiederà in quali giorni della settimana volete che venga ripetuto questo inserimento dell'allarme e se volete un inserimento parziale, armare o disarmare lo stesso. Retroilluminazione LED, come vi dicevo prima, poi vi farò vedere, nel momento in cui parte la sirena viene accompagnata da un lampeggio. Ritardo uscita entrata. È una funzione che mi permette di poter ritardare l'inserimento dell'antifurto in entrata uscita da casa, decidendo io quanti secondi devono passare dal momento in cui clicco sul tasto di inserimento o disinserimento dello stesso. Selezione lingua si commenta da solo. Abbiamo l'avviso per l'attivazione e la disattivazione dal telecomando, il monitoraggio del contatto porta e finestre. Se per caso avete lasciato la finestra aperta non ve ne siete accorti, uscendo di casa vi arriverà una notifica che vi avverte che quella stanza ha una finestra o una porta aperta. Tornando indietro abbiamo gli accessori. Ha già riconosciuto, perché io precedentemente avevo tolto la linguetta della batteria, quindi il sensore lampeggiava di rosso, si è acceso e qui viene già riconosciuta il sensore porta. Mi dà l'indicazione della batteria. Io posso, cliccandoci sopra, andare a modificare il nome in modo tale che dovessi averne 5, 6, 7 o quelli che vi servono per poter capire quale di questi ha suonato o comunque ha fatto scattare l'allarme. Per il momento io lo lascio così com'è. Se per caso
dovessi avere altri accessori, mi basterà fare aggiungi, vengono attivati e vengono riconosciuti. Come avete visto, non serve fare nessun lavoro particolare. Il telecomando, anche questo, è stato riconosciuto. Se ne avrò più di uno, anche questo qui acquistabile sempre sul sito Home.io, posso cambiare nome al telecomando e mettere il nome magari della persona che ha il telecomando. In alto a destra troviamo il pennino con tutte le varie informazioni, il nome, che posso andare sempre a modificare come vi dicevo prima, dove è collocato, l'informazione del dispositivo, sono informazioni legate all'ID, l'IP e tutta una serie di informazioni del dispositivo che abbiamo installato, le apparecchiature supportate, ad esempio per la funzione di connessione ad Amazon oppure a Google Assistant faremo un video dedicato. La notifica offline, come è già capitato nella telecamera, se va via la corrente arriveranno comunque delle notifiche dicendo che è mancata l'alimentazione al prodotto. Condivisione dei dispositivi vi dà la possibilità di farlo controllare ad altre persone, si può creare un gruppo. Cosa importante che Home.io ci tiene molto è il feedback. Facciamo una prova direttamente dall'app. Clicchiamo sul nostro dispositivo Omni Alarm e gli diciamo che vogliamo armare l'antifurto. In questo caso sentirete una musichetta provenire dalla sirena, il LED blu nella parte sottostante si accenderà e altri indicatori vi diranno che il sistema è armato, oltre il pop-up che avete visto in questo momento. Se io vado a discostare il sensore porta, parte questa musichetta. E poi parte l'allarme. Mi vengono fuori i pop-up che mi avvertono di tutte le operazioni che io ho eseguito o che comunque la sirena ha percepito, quindi sono sempre connesso e posso tranquillamente capire dai pop-up che cosa sta succedendo. Come avete potuto vedere, l'installazione è stata semplicissima, immediata, non ci sono stati problemi con il wifi a 2,4 5 GHz, quindi venite anche sollevati dall'incombenza di vai al computer, disabilita il 5 GHz, fai funzionare solo il 2,4. Ci teniamo poi a dire che tutta la gamma di prodotti la potete trovare e vi metto qui il link della Home.io, del sito, in modo tale che possiate vedere che gamma di prodotti vi può presentare, vi può offrire Home.io per quanto riguarda la domotica di casa. L'app poi vi garantisce una semplicità di utilizzo incredibile. Come avete visto, in pochi passaggi avete sia la configurazione sia l'immediatezza dell'utilizzo del prodotto. Tutto questo con un marchio che è completamente italiano. Vi ricordiamo che Home.io acquista i prodotti dalla Cina, vengono importati per fare dei test. Dopo aver superato delle prove, allora vengono immessi sul mercato italiano, ma non prima di aver riscritto tutto il manuale di istruzioni, rifatto il package, l'estetica del prodotto, sia una qualità veramente eccelsa. Vi lasciamo poi qui sotto il link per potersi collegare direttamente al sito della Home.io con il link diretto per poter visionare le caratteristiche del prodotto che vi abbiamo appena fatto vedere e in più per poterlo acquistare. Per questo video è tutto, speriamo di essere stati esaustivi come al solito e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!